Cosa succede quando assumi troppi zuccheri nella tua dieta? Ah, tanto io non metto lo zucchero nel caffè. Magari lo zucchero fosse solo quello delle bustine al bar. Consumiamo decisamente troppo zucchero, puro o contenuto in bevande e cibi, anche nei più insospettabili. Il consumo medio mondiale di zucchero è di 78 grammi al giorno, il 46% in più rispetto a 30 anni fa, quando si attestava intorno a 48 grammi. L'OMS raccomanda di assumere una quantità di zucchero inferiore del 46% delle calorie totali giornaliere, ovvero massimo circa 25 grammi, cioè 6 cucchiaini da tè, che si raggiungono molto facilmente. Sareste in grado di togliere lo zucchero dalla vostra dieta? Togliere lo zucchero non è solo una questione di dieta, ma apporta effetti meravigliosi per la salute del corpo. Ho parlato dei danni dello zucchero in questo video e di come eliminarlo in quest'altro. Aiuto, che mondo sarebbe senza dolci? Prima di dirlo, guarda se ti riconosci in una di queste 8 situazioni. E prima ancora, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Ecco, 8 indicatori del fatto che stai mangiando troppi zuccheri con i relativi danni. 1. Non sentire gusti. Vi è mai capitato di percepire un gusto dolcissimo all'inizio immangiabile, ma dopo qualche tempo riuscire a tollerarlo? Assumere troppi zuccheri distrugge le papille gustative e ce ne fa desiderare una quantità sempre maggiore. 2. Carie ai denti. La carie può essere favorita dall'influenza dello zucchero sul pH della saliva. Lo zucchero, in qualsiasi forma, è uno dei principali fattori che contribuisce alla crescita dei batteri che si trovano in bocca e che causano la carie. 3. Aumento di peso. Lo zucchero non sazia, fornisce solo un eccesso di calorie. L'assunzione di zuccheri innalza rapidamente la glicemia, il livello di glucosio nel sangue. Un normale livello di glicemia è utile per fornire energia al corpo e al cervello, ma livelli elevati scatenano molte reazioni negative, tra cui l'accumulo di grassi saturi nel tessuto adiposo. 4. Essere lunatici. I rapidi cali di zucchero nel sangue ci rendono fluttuanti e incostanti, condizionando umore e concentrazione. Creano spossatezza e rendono irritabili e lunatici, facendo desiderare di assumere altri cibi o bevande zuccherate. Ah, ecco perché sono sempre stanca e irritabile. Sì, potrebbe essere proprio lo zucchero. 5. Sentirsi rallentati. Lo zucchero provoca un picco iniziale di insulina che porta benessere, energia ed euforia, ma subito dopo una sensazione di rallentamento e torpore, come se non si desiderasse altro che andare a dormire. 6. Cercare i dolci. Io ascolto il mio corpo e mi dice che ho bisogno di dolci. Sei sicura che sia la parte sana del tuo corpo a parlarti? Più ne assumi, più ne desideri, è una condanna chimica. Dipende dai centri di ricompensa del cervello. Quando mangiamo cibi che contengono zucchero, viene rilasciata una massiccia quantità di dopamina. Quindi, più ne mangiamo, più avremo bisogno di quantità maggiori per ottenere lo stesso livello di gratificazione. 7. Acne e brufoli. I picchi di insulina causati da un'assunzione di zucchero maggiore rispetto al normale possono scatenare una reazione ormonale e quindi influire sulla comparsa di brufoli e acne. 8. Avere sonno. Sentirsi assonnati è una sensazione molto conosciuta, ma spesso non è naturale, è indotta. Lo zucchero ha un potente effetto sui centri di ricompensa del cervello, con una funzione simile alle droghe come cocaina e nicotina, quindi dà dipendenza e assuefazione. Vi riconoscete in uno o più di questi segnali? Allora ricordate, meno zuccheri, più salute. Mangia sano e consapevole e vivi meglio.